io non sono preoccupato per il bilancio, sono preoccupato del fatto che abbiamo pochi giorni per prepararlo, il bilancio, perché i comuni stanno senza soldi. Se lei si riferiva alla maggioranza, ai numeri, no. Io penso faremo un buon lavoro, perché io in questi, anche ieri, ma anche in questi giorni, ho molto apprezzato la volontà della maggioranza ampia dei consiglieri comunali di voler continuare ognuno col proprio ruolo a dare un contributo alla città. Credo questo sia il segnale che si aspetta la città. Sono tante cose da fare. C'è da affrontare un'estate che forse sarà l'uscita dal tunnel e quindi una ripresa culturale ed economica. Ci sono tanti lavori importanti in città, ci stanno tante cose importanti, tante sofferenze da curare, insomma. Veramente non riesco a comprendere come ci sia gente che si sveglia la mattina e si addormenta la sera con l'unico obiettivo di dare una spallata a questa città. Questo veramente comincia a diventare un fatto patologico. Non so se poi forse Donatella Chiodo, come assessore alle politiche sociali, potrà dire la sua su questo punto.